Ciao a tutti e benvenuti a questa trilogia di racconti di viaggio intitolata Chi è quel matto che vai in puntini puntini? Ed il matto in questione è Luca Pingitore. Ciao Luca. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Luca, molti di voi che sono venuti alle nostre serate tra viaggiatori lo avranno riconosciuto, avranno già avuto il piacere di parlare con lui. Ha già raccontato sia alle nostre serate, ma anche in altre serate organizzate al giro anche per l'Italia, molti suoi racconti di viaggio. Con noi ha raccontato la sua esperienza, ad esempio, in Kazakistan e in Corea del Nord, ma oltre a questi paesi, devo dire che ha già fatto tantissimi racconti su altri viaggi particolari. Basta pensare alla Transnistria, Abkhazia, Dagestan. Spesso per i tuoi viaggi scegli appunto delle mete al di fuori dei circuiti del turismo di massa, altre volte addirittura delle località, diciamo, critiche, delle zone quasi a rischio. Basta pensare al tuo recente viaggio in Siria. Cos'è che ti spinge a viaggiare in questi posti e cos'è che ti fa pensare a delle tipologie di viaggio così diverse dal solito? E cos'è che cosa rappresenta per te il viaggio? Allora, viaggiare per me non è solo fotografare i monumenti o visitare i siti più turistici. Viaggiare per me è soprattutto nella realtà delle cose e indagare nelle opinioni della gente. E come ho parafrasato una frase famosa, io dico sempre un motto: ci sono cose conosciute e ci sono cose sconosciute. In mezzo c'è il viaggio, quindi il viaggio è conoscenza. Quindi il viaggio per me non è solamente frequentare i centri delle città, i centri del paese, ma anche frequentare soprattutto le periferie, le campagne, perché solo in quel modo ti rendi conto della situazione di un posto, se vuoi davvero viverlo e capirlo. Il centro storico di una città, comunque è una capitale, una vetrina, poi il resto è tutto vita vera. Poi, soprattutto per me, viaggiare è non avere pregiudizi su luoghi e persone, quindi bisognerebbe cercare di viaggiare un po' sgombri da questi pregiudizi o magari andare a verificare la reale consistenza. E anche per questo mi piace viaggiare con mezzi pubblici, quindi più che l'aereo mi piace viaggiare con treno, con bus, con navi dove questo lo necessiti, perché con l'aereo arrivi, con gli altri mezzi viaggi. Questa è diciamo, la mia filosofia. Un'altra cosa è anche attraversare le frontiere terrestri o marittime dove ci sono, rispetto ad arrivare quindi a viaggiare con un aereo. Certo, l'aereo serve per arrivare in un posto, se devi andarci ci devi arrivare per forza in aereo in alcune situazioni anche per mancanza di tempo, però poi lì ti muovi come più possibilmente a livello locale. A proposito Anche perché, anche, devo dire una cosa, un'altra cosa, scusa, importante che mi dà, è che anche perché io ho una grande passione per la geografia soprattutto, ma anche la storia. Poi nel corso degli anni mi sono anche avvicinato a questa, chiamiamola materia, della geopolitica, quindi anche per questo, come tu dici, scegli delle zone anche un po' sorta di zone un po' di aree di crisi, sì, anche per quello, perché mi interessa un po' verificare queste situazioni. Io ho avuto il piacere di ascoltare dei tuoi reportage di viaggio e anche di leggere dei tuoi articoli, perché oltre ad essere un viaggiatore doc, come mi piace definirti, sei anche un bravo narratore, un ottimo scrittore. Insieme ad altre persone curi un sito che si chiama Viaggiatori Indipendenti, dove raccogliete degli articoli di viaggio. In passato hai anche scritto un libro che è una raccolta di aneddoti di viaggio, e proprio a proposito dei vari aneddoti, delle varie situazioni curiose che ti sono capitate durante le tue peripezie a giro per il mondo, volevo chiederti qual è un fatto, quali sono degli aneddoti che appunto ti sono rimasti in mente. Io ho ascoltato molte dei tuoi racconti, ad esempio, prima parlavi appunto dei confini, mi ricordo che spesso mi hai raccontato di ore e ore di checkpoint, altre volte di interrogatori. Comunque, spesso in viaggio capitano anche delle situazioni che col passare degli anni diventano divertenti, ma che nel momento ti mettono anche in crisi, come quella volta che mi raccontavi che eri quasi stato arrestato in Kazakistan, no? Sì, a ripensarci poi dopo, quella è sempre, diciamo, si prende un po' sul ridere, però è stata, diciamo, nei momenti in cui l'abbiamo vissuta io con i miei compagni di viaggio dell'epoca, è stata un po' drammatica. Però
Eravamo finiti sulle montagne degli Altai, questa catena montuosa, in Kazakistan, nell'estremo oriente del Kazakistan, proprio al confine tra Kazakistan, Cina e Russia. Non c'era nessuno, ovviamente non c'erano turisti, non è che siamo arrivati dopo ore di viaggio in fuoristrada, una sorta di camel trophy, come diciamo, definiamo noi. E lì ho cercato ospitalità a casa, una casa privata, a casa di una signora. So che questa ospitalità ci fu data a insaputa del marito, e quindi poi il marito tornò, scoprì questi intrusi, questi strani in casa sua. Finimmo in questa caserma militare, più che caserma era una base militare, essendo un posto di confine, quindi lì magari non c'è niente come a livello strade, però la base militare bella grossa c'è, base militare kazaka ovviamente, e dove ci chiusero in questa stanza in attesa di controllarci, di controllare i nostri documenti, chi fossimo, così. Che faceva un po' sorridere in quel momento era anche che tutti i militari ci venivano a guardare, perché non avevo mai visto degli stranieri, men che meno forse degli italiani, quindi eravamo un po' degli animali in gabbia, chiamiamolo così. Io mi sentivo una sorta di, non so, mi sentivo una scimmia in gabbia, ecco, diciamo così. Poi alla fine finì un epilogo che andò a finire bene, ma fu ancora più drammatico, perché poi venimmo liberati, ma insomma in qualche modo ci ricatturò il marito. E finimmo in questo campo sterrato sotto solamente la luce della luna, c'era, dove mi siamo accorti perché il marito ci voleva bastonare con insomma, un bel bastone di legno, noi con le valigie a correre, siamo insomma in varie peripezie, con i cani poi che ci inseguivano, insomma è stata una bella peripezia. Poi alla fine siamo finiti in un giardino e ci siamo salvati, ecco, diciamo così, siamo scappati l'indomani Un altro però. episodio curioso che mi ricordo, che mi hai raccontato, sempre una situazione un po' così, diciamo critica, fra virgolette, con le autorità, e poi si è risultato con nulla di fatto, e quando praticamente nel Kosovo, appena uscito dalla guerra, ti sei trovata davanti alle guardie che non credevano che eri un turista, no? Certo, perché andando in Kosovo, penso, non lo posso dire con certezza, ma quasi, che fossero i primi turisti dopo la guerra, perché fu praticamente a 2 o 3 mesi dopo, neanche 3 mesi della dichiarazione di indipendenza del Kosovo. E qui c'era ancora la missione internazionale militare di pace, le forze di pace della NATO, chiamata UNMIK. Quindi c'erano militari, contingenti tedeschi, contingenti francesi, svedesi, italiani. Quindi tu vedevi per strada, vedevi girare i carri armati, vedevi le camionette dei carabinieri. E praticamente quando noi poi siamo andati a visitare la cittadina di Kosovska Mitrovica, che è una città che è divisa a metà da un fiume e da un ponte che separa le due comunità albanesi e quella serba, noi attraversavamo questo ponte. E i militari francesi che controllavano questo passaggio, questo valico, chiamiamolo così, ci fermarono. Quindi ci furono un sacco di domande e non potevano credere di avere davanti due turisti, perché fino ad ora al massimo stranieri erano stati giornalisti, spie, militari, ma due turisti così. E poi dopo alla fine riuscimmo a convincerlo, anche se non del tutto, riuscimmo a convincere il comandante, perché ci diede indietro il passaporto e ci disse: "Tourist, why not? Turisti? Ma sì, perché no? Dite quello che volete, va bene, fate quello che andate." E fu un po' particolare questa cosa. Sì, e vediamo un Kosovo che non è, ai tempi era stato, diciamo, un po', chiamiamolo, dilaniato dalla guerra, sì. Io ho letto e ho seguito alcuni dei tuoi racconti anche sul Caucaso, sicuramente sono zone al di fuori dei circuiti del turismo, alcune zone proprio che sono anche sconosciute proprio alla massa. E fra tutte queste località, qual è una che puoi suggerire da un punto di vista naturalistico, culturale, a un turista che non conosce queste zone? Ma sicuramente tu ora parlavi del Caucaso, e quindi ti dico, ti dettaglio meglio il Caucaso del Nord, quindi la zona che fa parte della Federazione Russa, ma sono delle repubbliche con una certa autonomia, quindi la Cecenia, il Dagestan, l'Ossezia, ma ci sono anche questi stati indipendenti de facto, quale l'Abkhazia, l'Ossezia del Sud, che sono dei posti a livello naturalistico e a livello di umanità, di persone, davvero spettacolare. Poi non sono posti turistici, ovviamente.
quindi riesci ancora a vedere dei valori e a vedere delle cose che non esistono, almeno nella parte europea del mondo, sicuramente no, diciamo nella zona, chiamiamola così, occidentale. Tant'è che la gente ti ferma per strada e ti invita, ti vede straniero, incredulo di vedere uno straniero, e ti invita a casa per un tè, o magari anche perché c'è il matrimonio della figlia la settimana dopo, o perché a pranzo, per conoscere un po', per sapere un po' di più di te. Queste sono tutte cose che mi sono accadute nei vari viaggi, sì. Certo, c'è anche un po' di difficoltà, nel senso che comunque ci sono ancora situazioni, di soliti, così, anche per motivi di sicurezza, perché sono zone che sono uscite da guerre, quindi ci sono vari checkpoint militari, questo sì, ma è tutta sicurezza comunque, non c'è nessun problema da questo punto di vista, quindi sono liberamente visitabili. L'ultimo aneddoto prima di lasciarci, per non dilungarsi troppo, per passare a dei racconti più specifici sulla Corea e sulla Siria. Volevo chiederti ad esempio di quando sei stato, diciamo, a fare l'eremita sul Monte Athos. Cosa mi potresti dire di questo viaggio? In quell'esperienza mistica, quando sono stato sul Monte Athos, che è una zona che fa parte, cioè, fa parte della Grecia, ma in realtà poi è autonoma perché c'è tutta una comandata, diciamo, governata dagli ortodossi, dai preti ortodossi, perché è una montagna che è tutta disseminata di monasteri ortodossi, dove l'accesso è consentito solamente al genere maschile, sia che siano uomini, sia che siano animali. Fai una vita da eremita, perché ci sono i riti religiosi, c'è la cena a determinati orari. È tutto quanto scandito all'orario dalla preghiera. Noi però scegliamo un monastero ultra-ortodosso, quindi per loro non eravamo, diciamo, non essendo ortodossi, non eravamo proprio, diciamo, degni di stare con loro. Quindi l'esperienza fu che c'eravamo ad orari differenti rispetto a loro e non potevamo assistere, non abbiamo potuto assistere alle funzioni religiose, che poi abbiamo visto in altri monasteri, va bene. E per esempio alle 19 la sera era già per noi la mezzanotte, era perché era tutto buio, non c'era rumore fino all'una di notte, quando poi i monaci cominciavano a pregare. Però devo dire che è stata un'esperienza molto bella, perché sia dal punto di vista naturalistico sono dei posti spettacolari, perché è una penisolina in mezzo, insomma, chiusa tra il mare, monte e mare. E poi anche i monasteri ortodossi sono di una ricchezza di architettura, una ricchezza di storia che è davvero unica al mondo. Ma io ti ringrazio per questo tuo contributo. Hai già idea di quale potrà essere il tuo prossimo viaggio una volta che riusciremo a ripartire? Le idee sono tante, ora valutiamo. Più che altro bisogna capire quando potremo iniziare, così tornare a viaggiare. Poi lì le scelte abbondano, in agenda abbondano. Io aspetto sempre che sceglierai di andare a fare la Pamir. Insomma, in Tagikistan, in quelle zone là, perché volevo aggregarmi. Si andrà anche lì, non c'è problema. Allora, grazie a tutti per aver seguito questo primo video e vi aspettiamo per i prossimi racconti sulla Corea e sulla Siria. Ciao Luca, grazie anche a te. Ciao a tutti, ciao ciao ciao.